Amiche ed amici di Pachino Cam News, un saluto come sempre dal vostro Ivan Sortino, che oggi in compagnia di Tina e Corrado vi parla per un fatto, diciamo, increscioso che è accaduto presso una chiesa qui a Pachino. Si parla di mala sanità, si parla di mala politica, ma si parla anche di mala chiesa, di cultura religiosa. E vi annuncio che, insomma, quello che state per ascoltare è di una gravità particolare, perché i nostri amici Tina e Corrado, diciamo, lavorano, che fanno da contorno anche ai funerali, con gli strumenti musicali. Tina è una cantante e quindi, visti i tempi economici, insomma, si tira avanti anche con questo tipo di lavoro. Ma nel corso di un funerale a Pachino è successo veramente l'incredibile. Corrado, se mi vuoi dire, raccontare questa storia agli amici di Pachino Cam News. A voi vi chiama E l'agenzia o vi chiama a volte chi? l'agenzia, a volte i familiari. I In questo familiari. caso l'agenzia. L'agenzia. Quindi, siccome già in questa chiesa abbiamo fatto alcuni funerali, di Sì. cui l'ultimo funerale l'abbiamo fatto prima di Natale, Sì. e devo raccontare questo perché poi veniamo a quello Certo, che è successo adesso. certo. Prima di Natale, di cui questo prete Sì. doveva partire. Non so, In in Africa, in missione. missione. In missione, Sì, la missione del parroco. avevo bisogno dei fondi e mi ha chiesto 500 euro. Mi Cioè, per ha chiesto partire in questa missione ti ha chiesto 500 euro 500 per euro riofferli che per dovevo per beneficenza. beneficenza e per anche mi ha detto mi dai 500 euro e può suonare in chiesa quando vuoi. Ma tu hai capito che dando questi 500 euro lui ti permetteva di Non continuare vado a un lavoro? suonare, sì. Ecco, della serie tu una cosa a Però, te e tu una cosa a me. siccome, non lo so, io l'ho preso così, Per per scherzo scherzo, quasi. perché non è possibile una cosa simile, e non gli ho fatto caso. Ma cosa gli hai risposto tu quando ti ha E chiesto? io gli ho risposto che io 500 euro tanto non ce l'ho, e se l'avessi non gliel'avrei dato per andare in Africa. Ho capito. Quindi, cioè, sono, gli avrei dato 50 euro, 100 euro, non Certo, 500 500 euro. euro è una Cioè, cifra 500 euro è molto importante. importante, per noi almeno, che viviamo Poi cos'è dei... successo? E lui mi ha detto, va bene, non mi interessa. Abbiamo fatto il funerale e poi non ci siamo visti più. Ci siamo visti ultimamente adesso, a questo Sì. funerale, che io, diciamo, noi entriamo in chiesa, prepariamo tutto perché L'attrezzatura, l'organo non funziona, l'organo. quindi me lo porto io l'organo per casa, Sì. quello mio personale. E quindi, come di solito facciamo, quando lui arriva, che arriva agli ultimi 5 minuti della Il messa, tempo di prepararsi. sì, io vado da lui e ci mettiamo d'accordo per la messa. Certo. Appena mi ha visto, già si è alterato e mi ha chiesto, sei tu che devi fare la messa? Dice sì. Con un'alterazione di quella fenomenale mi ha detto tu non suoni. Ma Perché tu non suoni? perché padre, cos'è? Tu non suoni. Come sei combinato dentro di te? C'è il diavolo che c'entra in tutta questa gentaglia, lui. Non lo so, io gli ho chiesto in che senso come sono combinato? Sei sposato, non sei sposato? Chi è questa qua che ti porti appresso? Riferendosi a Tina? Riferendosi a Tina. Ma cioè, è la mia compagna. Qual è il problema? Tu come ti permetti di cantare i canti liturgici della chiesa come sei combinato, come siete combinati Non tutti e sei due? degno, Non diciamo. sei Non sei degno, non degno. sei degno, mi ha detto. Scusa, non sei degno perché tu sei Divorziato. divorziato Sì, ed e è vivi con separato. Tina che è Che sono, separata. sì. Quindi, Che noi conviviamo è praticamente. peccato, Tina, Sì, per lui non siamo degni di suonare in chiesa, di entrare in chiesa. E fra l'altro, in quello stesso giorno si è verificato che fuori dalla chiesa c'era un ragazzo disabile, il prete non ha voluto mettere lo scivolo per farlo entrare perché era uno solo e lo ha lasciato tutto il tempo del funerale fuori dalla porta sotto il sole cocente perché quel giorno il sole picchiava. Pazzesco, Sì, veramente pazzesco incredibile. E quindi veramente. che cosa è Siamo successo? noi ci sentiamo. Che cosa è successo? Noi ce ne siamo andati. Avete tolto tutta l'attrezzatura? Abbiamo tolto l'attrezzatura, il mio compagno mi ha detto andiamo via, non mi ha voluto dire che cosa era successo perché io non c'ero quando lui è andato lì.
Me l'ha raccontato fuori, però ormai noi non potevamo fare nient'altro che andare via civilmente, perché non era giusto per le persone che aspettavano il funerale, per la persona che era morta, non era giusto che facevamo delle storie lì. Non era il caso, non abbiamo ritenuto che fosse il caso. Siamo andati via, semplicemente e basta. Certo, in un momento di dolore e creare ancora più... Sì, non era giusto. Non era giusto. Ma mi dicevi che il prete poi ha chiamato Corrado da parte e cosa gli ha detto? No, sempre in quel momento, prima di uscire da lì dentro, gli ha detto: allora, dato che la signora non è tua moglie, come viene con te può venire anche con me. Io non posso accettare queste cose dai preti. Venire in senso sessualmente? Venire in quel senso là, in quel senso là, sì. Perché non siete sposati, quindi tu per lui intanto sei... sì, sono una donna che posso, secondo lui posso andare con chi voglio, cioè veramente, cioè, no, è assurdo, inconcepibile. A meno di una settimana da Pasqua, io e il mio compagno ci sentiamo crocifissi, perché Dio si manifesta in diversi modi, anche sotto forma di una persona separata, una persona disabile. Lui ha crocifisso due volte, anzi tre, me, il mio compagno e quel ragazzo che stava seduto sulla sedia. Voi ovviamente siete credenti e praticanti? Sì, quando possiamo, nel nostro piccolo possiamo, andiamo, non bestemmiamo mai, logicamente non possiamo fare la comunione perché siamo separati, okay. E quindi ci atteniamo alle regole che ci danno. Ma questo nasce perché non avete dei pregiudizi, perché avete trovato un prete che sì, non vi ha accolto. Sì. Non c'è mai capitato una cosa del genere, perché con i preti di Pachino mai sono state sempre delle persone gentilissime, cortesi, e mai si sono fatti gli affari nostri, perché questo significa farsi gli affari degli altri. E che cosa accadrà nel futuro dopo quello che è successo? Io ho intenzione di denunciare questo prete, perché questo non è un prete. Questo prete terrorizza pure le suore, cioè non si può andare avanti con un prete così. È da una vita che questo prete terrorizza quella zona lì. Perché cosa ha fatto che terrorizza? Ma terrorizza, ha dei modi troppo aggressivi, troppo da non è un uomo di chiesa per me. Per me non è questione neanche di mancare una rotella, perché i pazzi non sono calcolatori. Lui calcola le cose, è cattivo e basta. È un prete che a mio parere deve andare via. Noi abbiamo l'intenzione di denunciarlo e di andare avanti. Non possiamo subire queste angherie. Noi siamo stati trattati da razzisti, cioè siamo stati trattati da persone emarginate, buttati fuori dalla chiesa. Sì, buttati fuori dalla chiesa, quando il Papa è lui che ci raccoglie, io credo in Dio, ma non credo negli uomini della chiesa. Mi dispiace per quelle poche persone che danno la vita per la chiesa, ma sono veramente molto poche. Questa chiesa sta andando a rotoli, non ci va più nessuno, la gente non si vuole sposare in quella chiesa, cioè preferiscono pagare di più per andare in un'altra chiesa, i funerali non li vogliono fare neanche là, anche se alla messa non ci vogliono, cioè non ci vogliono andare, non vogliono avere a che fare con questa persona. E dimenticavo una cosa importantissima: in una delle tante, delle poche occasioni che abbiamo avuto con questo prete, noi abbiamo sbagliato a cantare una canzone e ha fatto un gestaccio, ha detto una parolaccia durante la messa che non doveva. Il fioraio era pronto perché pensava che ci volesse alzare pure le mani, perché proprio era incavolato nero. E ha detto una parolaccia, un gesto che mi vergogno io, che non sono donna della chiesa. Della chiesa, non ho dato i voti, mi vergogno anche a fare e a dire durante una messa. Bene, amiche ed amici, io ringrazio la testimonianza di Tina, ringrazio la testimonianza di Corrado, vi auguro personalmente un in bocca al lupo per il vostro lavoro, spero che possiate lavorare anche in altre chiese e con altre agenzie. Bene, io ringrazio voi che ci avete seguito, qui da Pachino, da Canzortino è tutto, una rete, alla prossima!